IRAP più cara per banche e autostrade. Odori nocivi a Beinasco, interviene la Regione. Corecom, oltre 2 milioni restituiti agli utenti. Nella seduta del 2 febbraio l'Assemblea regionale ha ricordato Valerio Zanone, già sindaco di Torino, consigliere regionale, deputato, ministro, recentemente scomparso. Il Consiglio regionale ha poi approvato 2 mozioni per l'aumento dell'IRAP a banche, assicurazioni, autostrade e trafori. Respinto un documento per il mantenimento delle residenze universitarie nel villaggio olimpico Ex Moi a Torino. La Commissione Bilancio, in sede legislativa, ha infine modificato la legge sull'IRES, Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte, che potrà lavorare per enti terzi e avrà nuovi compiti sulla valutazione dell'efficacia delle leggi. In copertina! IRAP più cara per banche, assicurazioni, autostrade e trafori. E quanto prevedono 2 mozioni, primo firmatario Marco Grimaldi SEL, approvate il 2 febbraio, che impegnano la Giunta regionale a inserire in finanziaria 2016 un aumento dello 0,15% dell'aliquota IRAP per banche e assicurazioni e dello 0,50% per autostrade e trafori. 7,4 milioni di euro il maggior gettito previsto nelle casse regionali. Una delegazione composta dal sindaco di Beinasco, comune della cintura torinese, e dal comitato di cittadini che si batte da anni contro i cattivi odori che pervadono il territorio, è stata ricevuta a Palazzo Lascaris al termine dei lavori della seduta del 2 febbraio. La Regione si è impegnata ad affrontare la questione con ARPA e assessori competenti. L'attività conciliativa del Corecom nel 2015 ha permesso di restituire 2,3 milioni di euro a cittadini e imprese piemontesi. Ciò è avvenuto grazie all'elevata percentuale di contenziosi risolti, superiore all'81%, su un totale di 4.038 udienze portate a conclusione. Sono i numeri della consueta conferenza stampa convocata a Palazzo Lascaris per illustrare l'attività annuale del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte.